Buonasera e benvenuti a tutti quanti a questa nuova videoconferenza della Self Help Academy. E spero che il volume si senta, che la voce si senta e potete scrivermi in chat se, se va tutto bene. Ok, benissimo. Vedo che si sente. Perfetto. Fulvia sì, Marianna sì, Teresa, Francesca sì. Ok, allora un doppio benvenuto a tutti quanti a questa originale videoconferenza della Self Help Academy tenuta da Anita Kalsek. Aumenta il tuo fattore S e quindi siamo tutti quanti curiosi di ascoltare dall'esperienza delle parole di Anita che cos'è in realtà questo fattore S e come possiamo interagire con questo fattore S e come possiamo veramente far prosperare, questo fattore. Come mi divertivo a scrivere nell'email, la S, no? Può significare tante cose, S di sofferenza, S di salute. E quindi Anita ci guiderà attraverso questa riflessione, questa esperienza. Anita è autrice del libro Come vivere in paradiso senza dover prima morire. Dal grande proverbio romano, vuoi andare in paradiso? Devi morire. Così dice il proverbio, no? Invece Anita ha scritto questo libro, giustamente, Come vivere in paradiso senza dover prima morire. Anita Kalsek, una dottoressa in scienze naturopatiche, scusate, conferenziera e coach soprattutto, non solo in Italia ma anche in altri stati, quindi a livello internazionale, e per il Piemonte la conduttrice del gruppo di studi di medicina integrata, il GSMI. Ma al di là di questo, come Anita stessa ci tiene a dire, a sottolineare, sono le esperienze personali che costituiscono il tratto distintivo e spero che magari questa sera ce ne racconti qualcuna, no? Più passo, purtroppo oggi funziona così, no? Più si passa attraverso determinate esperienze dolorose, traumatiche e chiaramente affrontate. Con una certa attitudine più riesco a crescere. Ovviamente non deve essere sempre così. Nella vita c'è anche il bello, la tranquillità e l'allegria. E quindi, detto questo, se qualcuno di voi atterra questa sera per la prima volta sulla Self Help Academy, vi invito a rivedere le conferenze passate che abbiamo fatto, a sfogliare il sito web, a guardare le registrazioni. E se vi sentite a vostro agio, a seguirci per il futuro. Quindi una buona esperienza a tutti. Adesso facciamo entrare Anita in sala. Vediamo l'audio. Ok, e adesso il video. Ciao! Buon lavoro. Grazie infinite. Ciao a tutti, dovunque voi siate, vi abbraccio forte forte. Parliamo stasera di come aumentare il fattore S, ma abbiamo appena vissuto un qualcosa di importante che inizia con la S, che è solstizio. Mi auguro che l'abbiate iniziato al meglio, se così non è, nel progresso di quest'estate, che sia sempre meglio. Questa sera io ho l'onore, il privilegio di parlarvi, purtroppo non vi posso vedere a Cipicchia, ma vi sento, percepirò, leggerò se mi vorrete scrivere e vi racconterò, guiderò a quella che è formula dell'alchimista che ci permette di aumentare il fattore S. Credo che vediate l'immagine delle due barche. In realtà questo è Lago Maggiore, io vivo sul Lago Maggiore e questo è un scenario che ho colto, catturato qualche sera fa, proprio poco prima del solstizio. Due barche. Vi ricordate o avete mai sentito quel detto che dice due barche navigano con i venti, una naviga verso est e l'altra verso l'ovest, ma non saranno i venti a decidere la direzione, ma il loro orientamento. Ecco, è un aforisma che mi guida da tempo
perché credo che anche le nostre vite vengono guidate non dalle difficoltà, problemi, disagi, traumi, lutti, ma da come noi li accogliamo, gestiamo, elaboriamo e soprattutto convertiamo. Benvenuti, benvenuti ancora. Aiuto, come posso andare avanti perché non vedo le slide di lato. Aiuto. Marco, se mi puoi aiutare a comprare. Eccole, Marco, basta chiamare. Marco incarna quello che chiedi e ti sarà dato, perché lui ancora non mi ha vista in diretta e nonostante questo si è fidato di me e mi ha accolta in questa piattaforma, in questo luogo di ristoro per la mente, per il corpo e soprattutto per lo spirito. Grazie agli altri oratori che avete già avuto onore di ascoltare. Anch'io li ho ascoltati e ho imparato e questa sera a me questo privilegio. Aumenta tuo fattore S. Lì vedete nell'immagine il libro che ho scritto, che poc'anzi è stato menzionato, che è questo, Come vivere in paradiso senza dover prima morire. Sapete, io sono straniera, amo, amo infinitamente amo l'Italia, gli italiani e la lingua italiana. Quindi nel libro racconto e presento le 6 M risorse, mentre questa sera parlerò più dell'S. Giocando, talvolta si riesce a esprimere meglio alcuni concetti che invece sono seri e di importante guida nei meandri del nostro esistere. Ma questo esse, cos'è? Sapete, è vero, io ho diversi ruoli, avete sentito, scrittrice, conferenziera, coordinatrice del gruppo studi medicina integrata, sono dottore in scienze naturopatiche, sono life and business coach sia nazionale sia internazionale, sono consulente per l'imprenditoria femminile italiana e c'è anche qualche altro ruolo. Da 2 mesi sono anche imprenditrice, ho iniziato a creare delle reti commerciali in Italia, ma in realtà tutti questi ruoli mi permettono e sono espressione della mia vocazione, della mia missione di vita, che è quella di allenare le persone o le aziende o gli sportivi a saper accogliere quello che sono difficoltà o problemi, gestirle, elaborarle, convertirle in opportunità, davvero le avversità che diventano le benedizioni, il sostegno, le leve affinché possiamo e loro possano far emergere il vero potenziale e il talvolta vero risorgimento. Infatti, se ricordate, risorgimento vuol dire tornare alla propria sorgente, laddove c'è la saggezza interiore, quella divina, quella di assoluta verità che ci appartiene, e poi manifestare questo potenziale, confezionarlo a quello che è il dono, che è il talento che ogni persona o l'azienda è destinata a donare. Sono arrivata a questi ruoli attraverso, sì, qualche studio accademico, ovviamente costantemente studiamo, ecco una S, un fattore importante nella vita, studiare e applicare, ma anche, soprattutto, per delle esperienze particolarmente forti, che tra poco vi racconterò in maniera molto veloce, perché è più importante ciò che ho da trasmettervi di ciò che ho vissuto. Tuttavia è importante che voi sappiate, comprendiate qual è lo spessore con quale sto parlando. Detto questo, sapete, nella mia carriera, attraverso questi vari ruoli, prima ancora facevo intermediaria commerciale internazionale, ponevo spesso la domanda: tu, se potessi scegliere, cosa chiederesti? Cosa amplificheresti della tua vita? E ho notato che, sapete, chi conosce la PNL o comunque la comunicazione sa che tendiamo a interpretare, di conseguenza gestire le cose o via dal dolore, cioè vogliamo andare via da qualcosa che ci crea disagio, attrito, dolore, sofferenza, oppure quelli che vanno verso il piacere.
Ecco, quindi anche le risposte, a seconda delle persone, di come interpretavano, raccontavano quelli che volevano andare a allontanarsi dal dolore, mi rispondevano con queste parole che vediamo ora. Quindi dicevano, no, io vorrei basta stress, oppure quante scelte sbagliate ci picchia, o delle sofferenze. Possiamo leggere altro, delle scomodità, sconforto, sregolatezze, sradicamento, stupidaggini commesse, che un po' fa parte della vita, della crescita, perché sappiamo che siamo su questo pianeta per crescere, accrescere ed evolverci. Ovviamente per libero arbitrio possiamo fermarci, paralizzarci o addirittura involvere. Talvolta è un fluttuare tra questi aspetti. Come vedete, ci sono diversi aspetti anche molto molto forti. Nei primi 20 anni io ho vissuto ognuna di quelle parole come dimensione esistenziale. Non vi voglio abbassare nell'umore né farmi compatire, desidero solo dirvi che quelli sono stati poi in realtà i miei maestri, perché sappiamo che ogni carnefice, sia come evento, sia come persona che ci trasmette o ci sollecita con qualcuna di queste parole, in realtà ogni maestro, scusate, ogni carnefice cela un maestro. Se riusciamo, possiamo vederlo. E quindi tante persone mi hanno risposto con qualcuna di queste esse e mi ha affascinato. Le parole così disagevoli o dolorose iniziavano proprio con la S, ma anche quando qualcuno mi raccontava cosa voleva aumentare, cosa voleva amplificare, cosa voleva ottenere, guarda caso le parole iniziavano con la S. Anche tu, laddove ti stai trovando, se ti chiedessi cosa vuoi di più, se tu potessi scegliere e chiediti sarà dato istantaneamente, qui e ora. C'è qualcosa che potrebbe iniziare con la S anche per te? Ovviamente salute. Sappiamo tutti che salute, è vero, non è tutto, ma il tutto, ahimè, cambia di aspetto e talvolta diventa niente se non c'è la presenza della salute. Successo, qui il successo intendo far succedere le cose, quindi nell'aspetto più ampio di ogni espressione, ogni dimensione esistenziale, quindi dallo spirituale al materiale. Soldi, ovviamente, viviamo qui nell'Occidente e qualunque cosa, anche questo nostro incontrarci, nutrirci, avvolgerci è possibile grazie al denaro, ai soldi. Soluzioni, schemi, strategie, è molto importante. Noi stiamo vivendo uno schema che ci ha preparato, Self Help Academy, e strategie che propone attraverso noi oratori. Scopo significato, quanto è importante conoscere per quale scopo noi viviamo, o la giornata piuttosto che una relazione, piuttosto che una dimensione, piuttosto che la vita stessa. Perché solo quando abbiamo ben chiaro lo scopo, riusciamo a dar significato a quello che stiamo facendo, perché se io fossi molto, molto offesa da qualcuno di voi, a seconda dello scopo darei significato. Se questo qualcuno di voi è mio ascoltatore, io ho trasmesso anche via radio per 3 anni, piuttosto che lettore, piuttosto che partecipante degli eventi, piuttosto che un mio paziente o coachee, ovviamente il significato è completamente diverso. Come se io fossi meno evoluta, meno bella e quindi una persona mi offende, immediatamente gli rispondo con altre offese. Quindi scopo, significato sono molto molto importanti, perché poi possiamo scegliere, che è un'altra parola che inizia con la S. Se io do significato preciso, scelgo il comportamento, lo strumento, risorsa, a seconda di ciò che mi occorre.
Avrete già notato, vero, che io con la S, tra l'altro, non riesco a pronunciarla bene. Succede qualcosa alla mia lingua quando deve pronunciare la S. Seduzione, sesso, conosciamo quanto la sessualità, sensualità sono importantissimi, perché è l'energia, che ci crea, ci genera e ci rigenera se vissuto con bellezza, con fluidità e con armonia. Simpatia, beh, c'è qualcuno là che non piace frequentare le persone simpatiche con il sorriso, che è un'altra S estremamente importante. Sentimenti, il nostro sentire. Chi conosce molto bene, utilizza la legge di attrazione, lo sa benissimo che non è vero che diventiamo o attraiamo o manifestiamo ciò che pensiamo. Se fosse così, saremmo già tutti saluti, brillanti, pieni di salute, brillanti, favolosi, strepitosi, carismatici, ricchi, meravigliosi. Perché chi non è in grado di pensare tutto ciò? E allora come mai non lo siamo ancora? Perché la legge di attrazione agisce sul nostro sentire, quindi il pensiero. Infatti il pensiero non lo possiamo gestire, pensiamo da 60.000 a 140.000 pensieri al giorno, ma il sentimento sì che possiamo sentire, possiamo in ogni momento soffermarci e chiederci cosa sto provando e anche cosa voglio provare. Questo sì che lo possiamo gestire. Ma chi conosce la legge di attrazione sa benissimo, questo lo utilizza. La serenità, ma quanto la bramiamo, quanto andiamo a viverla. Che nulla ci rende più armoniosi, più meravigliosi, più connessi con tutto ciò che è esistenziale, dal visibile all'invisibile. Saggezza, beh, credo che proprio non vi devo dire niente su questo. Le sfide gestite al meglio, ormai poi in questo periodo praticamente ogni istante è una sfida a rimanere propositivi, a rimanere direzionati, a rimanere accoglienti, a rimanere in evoluzione, perché in realtà viviamo nell'era più bella finora, tuttavia anche più impegnativa. Per fare un'ennesima qualcosa che inizia con la S, salto di qualità, sia esistenziale sia globale. Scelte, l'abbiamo già detto, è serendipità. Mi permetto, se per caso qualcuno sfugge cosa sia serendipità, serendipità è quando cerco qualcosa di importante, di ambizioso e non mi arriva quel qualcosa che io desidero, ma qualcosa di diverso, di equivalente o addirittura di più. E è un po' come io in questo momento sono estremamente gioiosa, felice, orgogliosa, emozionata di potervi parlare. E pensate, se io, il mio intento, il mio scopo è quello di trasmettervi qualcosa di utile, uno strumento, più tra poco, potessi anche domani incontrarvi o abbracciarvi, o mentre viaggerò per l'Italia, e qualcuno mi dirà: ehi, io ti ho sentito, io ti ho visto quella volta. Ecco, quello è serendipità. Tutto questo stasera noi vogliamo capire, comprendere come possiamo aumentare il fattore S, che appunto sono queste dimensioni, queste situazioni, queste espressioni e manifestazioni. Mi auguro che vi piaccia, che vi incuriosisce. Come mai si potrà? Ovviamente le strade sono molte, sono convinta che alcune conoscete. Innanzitutto, ho compreso, e credo anche voi, che in questa esistenza tutto si muove sulle triadi. Cioè, è vero che abbiamo la legge duale, ma in realtà sulla triade basta osservare anche il nostro corpo, tronco, testa, membra, piuttosto che giorno, notte, crepuscolo. Sapete, vero, che crepuscolo è sia la mattina sia la sera? Sono convinta di sì. E così anche dal punto di vista psiche, fisico e biochimica, ad esempio, piuttosto che altre triadi. Noi interessano due questa sera. La prima, da dove nasce il fattore S che non ci piace, che abbiamo visto poco fa, dal quale fuggiamo
e vogliamo allontanarci prima possibile, apprendendo tutte le lezioni che cela, ovviamente. Sono mancanza di salute, mancanza di comunicazione e le relazioni poco belle, poco sane. Quindi qualunque difficoltà o problema che abbiate vissuto, state vivendo, potete osservare che nasce da una di queste tre. Anche se abbiamo difficoltà finanziarie, da qualche parte nella comunicazione e relazione si inceppa la situazione. Allora, la mia domanda, la mia ricerca era: se le tre sono le fonti delle difficoltà, che a proposito, apro una parentesi, tre sono anche le condizioni per le quali l'essere umano sta vivendo. La prima è appunto la salute, la seconda è prosperità. Prosperità tutto tondo, quindi spirituale, mentale, psico-emotiva, materiale, sociale, finanziaria, sentimentale. E la terza, quale potrebbe essere? Amore. Amore in tutte le sue dimensioni, espressioni, perché o amore o nella paura, quindi o nell'ego, nell'involuzione, o nell'amore, amorevolezza, accoglienza, evoluzione e connessione conseguente. Quindi chiudo la parentesi. Di base, a monte, questa è la triade: salute, prosperità e amore. Le difficoltà problematiche, gli inciampi, nascono da mancanza di salute nostra o dei nostri amati, la mancanza della comunicazione tra noi e noi o con gli altri e le relazioni non belle, non sane, non nutrienti, non avvolgenti, non amorevoli. Quindi, se ci sono queste triadi, qual è la triade con la quale o grazie alla quale noi possiamo oltrepassare? Ora ve la presento, sono convinta che la conoscete benissimo. Io le ho chiamate così, le ho nominate così: vigore mentale, forza psichica, energia fisica. Ora, talvolta, spesso, noi possiamo ignorare questa triade, oppure pensare che bastano due aspetti su tre che siano belli, vigorosi, proliferi. Tuttavia, il mondo dello spettacolo, ad esempio, il mondo dei VIP, ci può insegnare in questo perché nomino loro, perché tutti possiamo capire di chi sto parlando e perché loro in qualche modo amplificato rappresentano quello che è anche il nostro vivere. Conosciamo tutti Michael Jackson. Lui dal punto di vista mentale, quanto era carismatico, quanto era potente come danzatore, come musicista, ha cambiato modalità di comunicare tra i popoli, per non parlare di tutto ciò che ha creato per beneficenza. Energia fisica, ne vogliamo parlare. Wow! Tuttavia, forza psichica, lui non ha avuto modo, tempo, non so cosa. Fatto sì che psichicamente, emotivamente, lui è rimasto sempre quel bimbo abbandonato, piangente. Sappiamo anche in che modo si è congedato. Whitney Houston, Lady Diana, cioè potrei andare avanti. Persone che hanno sviluppato in maniera superlativa due su tre. E quando dico energia fisica, intendo proprio energia fisica, perché abbiamo alcuni personaggi, come possono essere Nick Vujicic, ve lo ricordate, l'uomo senza membra, piuttosto che Simona Azzori, la ballerina senza braccia, piuttosto che il nostro sportivo, vostro, anzi, visto che io non sono italiana, Alex Zanardi, che ci insegnano che non è la materia che fa la differenza, ma l'energia fisica, la forza psichica, e vigore mentale, o meglio quello che abbiamo detto all'inizio, e cioè come so accogliere, elaborare e convertire quello che la vita o talvolta noi stessi ci siamo creati o procreati. Detto questo, vi presento quella che è la formula dell'alchimista, cioè la formula che vi permette di affrontare, accogliere quello che meno vi piace oppure quello che ha cui più ambite e convertirlo dal embrionale, dal mondo invisibile che è nei vostri pensieri, nel vostro cuore, nella vostra mente, a farlo diventarlo
farlo diventare reale, manifesto. Posso farcela? Forse è un'illusione. Sì. Prima di questo, ovviamente, ci sono degli alleati che sono base, che sono fondamenta, che sono pilastri sui quali costruire poi tutto il resto, tra i vari strumenti, risorse, strategie tattiche che avete già sentito dagli altri oratori, piuttosto che dei vostri maestri, le vostre guide già scelte nel tempo. Dove qui li presento giocando come rima per farveli ricordare, dove R sta per la respirazione. Sapete che ci sono diversi modi di respirare, chi qualche respirazione volta a calmarci, a renderci più meditativi, piuttosto che più energici, insomma, a seconda delle necessità e dello scopo. Si sceglie la respirazione, idratazione. È vero che non vi devo dire niente a proposito dell'importanza dell'idratarsi. M di meditazione e A di alimentazione, oppure, l'abbiamo già nominato questa sera, amorevolezza, amore nell'espressione più ampia. Quando abbiamo equilibrato questi alleati, siamo pronti a iniziare a conoscere quello che è la formula, che sono i 7 passi della formula per realizzare affinché si possa aumentare il fattore S. Iniziamo con il primo. Primo è ambire. Non so se conoscete l'acronimo Edison, probabilmente conoscete molto bene lo SMART. Io utilizzo Edison perché lo trovo più completo, sapete che è destinato ai geni. E quindi noi siamo qualcosa di meno di genio. D'altronde genio etimologicamente significa colui che manifesta il divino, quindi noi siamo pronti a questo. Dove l'acronimo Edison E sta per emozionante, e lo abbiamo detto poco fa, emozionante, legge di attrazione, a seconda di ciò che noi proviamo. Ci accade, attraiamo nella vita, ecco perché talvolta attraiamo tutto ciò che meno ci piace, per questa ragione, perché non siamo stati attenti al nostro sentire, ci siamo permessi di sentirlo troppo a lungo. Sapete che dicono, è verificabile peraltro, che se rimaniamo per 17 secondi molto impattati su un sentire negativo, iniziamo anche a trarlo poi nella vita. Quindi no, va accolto e va convertito. Ovviamente non vogliamo raccontarci bugie, non vogliamo raccontarcela, ma convertire, gestire, elaborare e di conseguenza evolverci. D sta per decisivo, determinante, cioè determiniamo i tempi. Non so se conoscete legge di Parkinson. Legge di Parkinson dice che non ha niente a che vedere con la malattia, ma con un professore che ha notato che noi riempiamo il tempo, tutto il tempo che abbiamo a disposizione per fare una certa cosa. Quindi se diciamo farò questa cosa, possono essere tempi davvero dilatati, mentre quando si dice, infatti Walt Disney già lo diceva, l'obiettivo è un desiderio con una data, quindi è importante che noi abbiamo questa ambizione che è un obiettivo, che è un traguardo con la data. Sono convinta che sapete perché ho scritto ambire e non desiderare. Sapete, è vero, che desiderare vuol dire desiderare allontanarsi dalle stelle, del buon auspicio delle stelle. Quindi noi non diciamo che desideriamo qualcosa, ma ambiamo. C'era anche la parola amo, quindi frequenzialmente molto più elevata. Torniamo dal nostro Parkinson, quindi è molto importante non rimanere vittima di questa legge, ma utilizzarla, quindi determinare, anche giocando, anche quando andiamo a lavorare in qualcosa, anche stasera, cosa abbiamo detto? Un'ora durerà questo nostro incontro e in un'ora dobbiamo dirci, darci, trasmetterci e donarci. Quindi I per
integrante, cioè che sia etico. Nelle aziende è importante che quando noi abbiamo un desiderio, un qualcosa che dobbiamo realizzare, che sia interattivo tra varie parti. Sapeste quante difficoltà nascono proprio perché c'è mal comunicazione, in poca interazione tra varie parti. E anche qui lo vediamo anche dal punto di vista della legge spirituale, che è dare e ricevere. Ciò che seminiamo, raccogliamo. Quindi è importante che le nostre ambizioni siano nel contesto di quello che è il vostro vivere, il vostro ambiente familiare, professionale, sentimentale, sociale o altro. S, che sia sensoriale. Ho scritto olismo perché sapete che olos significa il tutto, come in tutte le maggiori ispirazioni o intuizioni, credo che avete vissuto anche voi, quando qualcosa è giusto, quando qualcosa è corretto, quando qualcosa vi appartiene, lo sentite totalmente, con ogni senso. Quindi quando voi pensate alla vostra ambizione, se non vi muove sentimenti, sensazioni, rivedetela, perché altrimenti sarà molto, molto, molto faticoso realizzarlo. Cioè, occorrerà molta forza di volontà. Io qui vi porgo uno strumento che vi permette di fluire, di accelerare, di aumentare. O ottimistico. Vita sostiene i coraggiosi. Purtroppo credo che abbiamo vissuto, visto, talvolta anche sperimentato tutti quanti, che la vita non ama i deboli, che noi siamo destinati a qualcosa di meraviglioso, di potente, di superlativo, di geniale, nelle piccole cose ovviamente, che sia di passione, di totalità. E quindi più qualcuno ambisce, più è coraggioso, più è temerario, soprattutto quando è per il bello proprio e dell'umanità, la vita, l'universo, gli dèi cospirano con questa persona. Cospirare non vuol dire facilitare, ma magari, mannaggia, non è proprio così. E N sta perché, siccome Edison è acronimo inglese, N sta per now, ora, inizia ora. Chi pratica, conosce Transurfing, sa benissimo quanto è importante l'azione. In realtà anche altre figure, altri maestri, altri illuminati ci invitano: agisci con principio di gradualità. D'altronde dicono che anche Dio ci ha messo 6 giorni per creare il tutto. Figuriamoci noi. Anche perché quando noi iniziamo un cammino, con più forza lo iniziamo, con più forza veniamo rimbalzati, perché abbiamo detto che su questo pianeta c'è la legge della dualità, quindi non ci può essere un su senza un giù. Tanto più vogliamo iniziare, ecco perché quando iniziamo all'inizio dell'anno abbiamo dei propositi, questo e quello, poi arriviamo a fine gennaio e forse nemmeno uno abbiamo portato a termine. Meglio, gradualmente. Come tutto nella nostra natura, l'universo ci insegna gradualità. E abbiamo il primo passo. Vediamo il secondo. Visualizzare. Sono convinta che ormai sapete tutti l'importanza del visualizzare. Non so, purtroppo non lo so. Se conoscete il principio di Carpenter, se non lo conoscete, cercatevi su YouTube un bellissimo filmato. Cioè, quando lo scrivete, vedete questo filmato di un convegno dei medici che hanno studiato il principio di Carpenter per come sedare il paziente senza utilizzare anestesia o eccesso di anestesia. Negli formatori di solito ci fanno fare quell'esercizio dove tu muovi il braccio finché puoi, guardi dove arriva l'indice, poi torni, poi chiudi gli occhi e poi mentalmente rifai tutta la scena e scegli di andare 10 centimetri oltre, poi ritorni mentalmente, riapri gli occhi e torni e noti che vai 10 centimetri in più. Ecco, quello è il principio di Carpenter, che ci insegna che c'è un qualcosa che viene chiamato ideomotore, cioè un'idea, l'organismo reagisce a fisiologia
oltre che la mente, reagiscono a questo come se fosse accaduto veramente. E quindi visualizzare prima di far altro, ecco perché è il secondo posto. È corretto definire al meglio ciò a cui andiamo, dopodiché è importante a visualizzarlo, a sentirlo, a permettere a tutte le nostre dimensioni, a tutti i nostri corpi, a prendere l'informazione di dove siamo diretti. E mentre visualizzate, rispondetevi alla domanda: perché è importante per te? E se la risposta vi emoziona, se la risposta vi amplifica qualcosa dentro, vi accresce la passione, è qualcosa cui siete destinati a diventare, a realizzare, a manifestare, a trasmettere e a donare all'umanità. E anche cosa dirai e chi diverai quando lo realizzerai, cioè vedetevi, cosa vi dite, in che modo vi celebrate, in che modo vi congratulate e gli altri, e soprattutto se questo è destinato anche agli altri, come reagiranno a questa magnificenza che voi manifesterete. E andiamo al terzo asso. Ora torniamo nel qui e ora e pianifichiamo, quindi nel materiale, nel visibile. Pianifichiamo cosa ci occorrono, che tipo di risorse o conoscenze, piuttosto che quali competenze, piuttosto che se ci occorrono le risorse economiche, la gestione del tempo. Sapete quanto è importante saper gestire, il tempo? E credo che vi ricordate la parabola del vaso, il vaso che viene riempito con sassi, sassolini, ghiaia, sabbia e acqua, quella gestione del tempo, cose importanti, scusate, cose prioritarie, cose importanti, cose di svago, utili e futili. Questo, se non sappiamo gestire il tempo, non sappiamo gestire noi, e quindi è qualcosa o qualcun altro che ci gestisce, che il tempo è una di quelle risorse che è impossibile recuperare. Il tic tac è costante. O varie strategie o varie tattiche, quindi pianifichiamo con l'agenda, cioè qual è la risorsa che mi occorre, chi me la può dare, in che modo, tutto, iniziamo a pianificare come gli architetti che iniziano a pianificare quello che sarà la loro creazione. Ovviamente più l'ambizione è importante, grande o impattante, più meticolosità occorre nel pianificare. Quarto passo di questa formula è liberare, un po' come i contadini, quando sono pronti in primavera a seminare, innanzitutto devono liberare il terreno, devono capire cosa occorre, ecco, di cosa vi occorre liberare nel momento che avete pianificato. Delle paure? Quali sono gli impedimenti interiori, psicoemotivi, mentali intendo credenze depotenzianti o psicoemotivi, già qualche scelta sbagliata del passato vi ha portato a fallire, invece di vederla come una risorsa, una lezione, la vedete come un qualcosa che vi ha che non vi ha permesso di esprimervi, a seconda di. Poi ho un regalo da darvi, quindi vedrete che riuscirete a capire meglio quello che intendo per liberare. Conosciamo diverse tecniche di liberazione, una delle più conosciute e più veloci è tapping, poi ci sono davvero veloci, EFT o altre. Quinto passo. Dopo che abbiamo liberato, ora occorre potenziare. Sapete che nella mente non c'è tempo, non c'è spazio, quindi è tutto veloce e perfetto. Quante volte ci siamo immaginati qualcosa così, ma poi nel momento che bisognava realizzarlo, manifestarlo, ma ci picchia. Quanto più tempo, quanta più energia, e quindi occorre veramente stare attenti e accorti e chiederti cosa mi occorre potenziare, perché se ho liberato, ho creato del vuoto, attenzione, siamo noi che
e scegliamo con cosa riempirlo. Siccome il vuoto nell'universo non esiste, a parte nel buco nero, occorre che lo riempiamo noi, altrimenti lo riempie qualcun altro. Giammai, non sa da fa. Infatti poi ho usato questo aforisma di Einstein, sapete che lui ha creato questi aforismi veramente illuminati. La forza di una persona è il risultato di quello che ha superato. E credo che conveniamo tutti con questo. Anche se nel mentre sta accadendo non ci piace per niente, per non dire che è terribilmente doloroso. Quindi anche qui, potenziare cosa? Delle risorse, delle abilità, delle attitudini. Lì vedete l'acronimo MLC, è un modo molto 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 dotto ed elegante che io utilizzo per dire muovi le chiappuzze. Mi auguro che nessuno si sia offeso per questa mia giocosità, che non è altro che scrivi alla sera o alla mattina le sei cose da svolgere assolutamente nell'arco della giornata. Soprattutto definisci in modo chiaro, preciso, chirurgico la prima cosa, la più importante. È un checklist, l'importanza su checklist se ne potrebbe aprire veramente un altro ora di webinar. Sappiamo che il Santo Graal del checklist ce l'ha un medico che in questo momento mi sfugge il cognome, ma niente, poi ve lo scrivo. Lui in 18 mesi ha salvato 1500 vite e risparmiato su 175 milioni di dollari. 18 mesi, pensavo fosse refuso quando l'avevo letto, invece è reale. Checklist fatta di sei voci, ma ne parliamo magari in un altro momento. Insomma, davvero importante perché manteniamo la direzione della nostra giornata, del nostro esistere, siamo impegnati, non siamo smarrenti. Poi abbiamo la sesta e solo ora siamo pronti a decidere in che modo fare, in che tempi, con chi, con quali risorse, in quale modalità, in quale ambiente, in quale dimensione, in quale espressione, insomma, tutto ciò che occorre ora, sì. Siamo pronti per agire. Credo che a tutti sia successo che invece noi talvolta andiamo un po' approssimativamente, superficialmente, agiamo prima e poi con qualche scivolata, per non dire fallimento, recuperiamo i pezzi che abbiamo perso, ahimè, e rivediamo e riniziamo, talvolta di nuovo con un'azione. Invece no, vedrete. Applicando questa formula, come riuscirete a velocizzare qualunque dimensione, qualunque sia la vostra ambizione, cioè se più elevata e spirituale piuttosto che se più materiale, cioè quindi più finanziaria, ad esempio, la formula porta al successo, a far succedere. E quindi quando noi siamo nel successo, a far accadere delle cose, siamo anche più sereni, siamo tutti, tutto il fattore S aumenta, si amplifica. E per la legge della concentrazione e di attrazione, cosa succede? Che rientriamo veramente nel flusso di serendipità. Quello che in realtà, sapete, è il nostro diritto, è ciò che meritiamo. Tra i miei pazienti, i miei coach, i miei clienti, chi si fida e affida a me. Sapete su ciò che mi occorre lavorare di più, allenare di più, fortificare di più e ricordare quando ci sentiamo o quando ci rivediamo? Il merito. Noi abbiamo qualcosa dentro che ci fa dimenticare che noi meritiamo, tra l'altro in italiano meritiamo, c'è pure la parola ti amo, magnifico, queste due parole, bellissimo. Noi meritiamo. E se sfidiamo l'esistenza, non con arroganza, non con l'ego, ma con il nostro essere, con la nostra essenza, davvero possiamo manifestare. Ovviamente non vi chiedo di credermi, vi chiedo un'altra S, fede.
sperimentate e poi, prego, vi chiedo di darmi un feedback. Quindi, tornando a noi, sesto passo è decidere e agire. Quale potrebbe essere il settimo, secondo voi? Sento, sento, vediamo se sento. Ah, allora ho visto che non ce l'ho, non c'è neanche più qui. Non ce l'ho nelle slide, ma ve lo dirò a voce. E celebrare, verificare, celebrare, celebrare, verificare. E non importante, di più, è proprio chiusura del cerchio, è come nella natura. La celebrazione di tutto il processo è il frutto, che inizia poi noi iniziamo un altro processo. È veramente importante celebrare, sia per associare la nostra mente che quando siamo nel processo, quando superiamo delle difficoltà, poi c'è qualcosa di meraviglioso che ci accade. Quindi mi raccomando, quando ottenete dei risultati, dei traguardi, degli obiettivi, celebratevi, fatevi celebrare. Nel libro scrivo che la parte più difficoltosa, soprattutto per gli italiani, che siete incredibilmente generosi, meravigliosi, poeti, stupendi, è quello di accogliere. Vi si dice, vi si dona qualcosa, cioè no, io no. Questa umiltà. Umiltà è sempre importante, modestia no. Infatti le persone particolarmente modeste hanno grandi difficoltà nella vita, le persone umili no, perché l'umiltà è qualcosa di divino, è l'equilibrio. Modestia, soprattutto se è troppa, invece è qualcosa di squilibrante. Quindi la vita poi cerca di riequilibrare, lo riequilibra in un modo doloroso per chi è particolarmente modesto. Ho un'altra. Cosa da svelarvi, che è questa. Vedete, nulla è lineare su questo pianeta. Per quanto noi possiamo velocizzare, ottimizzare, rendere più funzionale qualunque processo, non possiamo dimenticare che tutto ha una sua dualità. E quando noi vogliamo creare qualcosa di diverso, una nuova abitudine, una nuova realtà, personale, professionale, sentimentale, qualunque essa sia, accade un qualcosa che io qui ve lo mostro con la scala musicale. Questi qui ho scritto sciocchi, in realtà chi sa suonare sa che lì si trovano i semitoni, che sono difficoltosi da eseguire. Ecco, quando noi iniziamo con il nostro proposito, qualunque essa sia, all'inizio abbiamo solo la nostra forza di volontà, solo il nostro intento. Partiamo. Dopo arriva quello che è semitono sulla scala musicale, che io chiamo shock, c'è cioè una prova. Perché è un po' come noi genitori o noi datori di lavoro, quando ci arriva un figlio che ci dice qualcosa o un nuovo candidato, noi ascoltiamo, ma poi vogliamo mettere alla prova. E la vita è assolutamente giusta in questo, per la serie. Davvero vuoi questo? Davvero vuoi ottenere? Davvero vuoi amplificare? Davvero vuoi aumentare? Davvero vuoi creare? Vediamo se è vero oppure te la stai storateggiando. E noi talvolta questa prova non capiamo che è una prova. Pensiamo che la voce dell'universo che ci dice guarda, non sa da fa. No, no. Si capisce quando l'universo stoppa. Perché quando l'universo stoppa è perché ha qualcosa di meglio, di diverso, di più ampio da darci, da mostrarci, da guidarci. E pertanto, ricordando che così siamo più pronti poi sia ad accogliere, sia a gestire, sia a convertire questo momento di prova. Infatti i miei pazienti, ad esempio i miei coach, mi scrivono, è arrivata la prova della serie, ok, sono sulla strada giusta. Di solito succede dopo poco tempo, pochi giorni, la prima prova, mentre la seconda che vediamo talvolta possono durare anche degli anni tra una prova e l'altra, quella finale, quindi, che di solito è sotto grandi sollecitazioni, talvolta traumi, talvolta fallimenti, talvolta lutti, sempre qualcosa di fortemente impattante.
Superato quello, allora il divino è per sempre in noi, per noi, con noi. Sapete, vi mostro qualcosa. Beh, questa la riconoscete, vero? È il simbolo che trovo meraviglioso di Self Help Academy. Come trovo proprio Self Help Academy meraviglioso, uno strumento di accelerazione, come ho detto prima, luogo di ristoro, luogo di potenziamento, luogo ideale dove fare salto di paradigma o salto quantico. Ringrazio davvero infinitamente di essere qui, di essere stata accolta, prima nella veste di ascoltatrice, di usufruitrice e ora di oratrice. Sapete, quasi tutti, per non dire tutti, maestri illuminati, guide di luce, ci invitano a vivere con la leggerezza. E ovviamente chi non lo vorrebbe fare? Pertanto uno dei primi impegni è proprio quello di vivere con maggior leggerezza, con maggior sorriso. Infatti conosciamo anche la tecnica Gia di Fabio. Grazie, grazie, grazie. Ecco, io la leggerezza la presento così. Si può vivere con la leggerezza della piuma, alla mercé dei venti, delle situazioni di sfracelo, oppure come uccelli che esplorano l'immensità dei cieli e vivono l'intensità di quello che l'aria gli dà. Lì vedete una magnificenza del Black Soul. Sapete che questo, come posso chiamarlo, questo evento che accade 2 volte in Svezia, infatti si chiama Black Soul perché il sole accade al tramonto e non si vede più il sole perché sono oltre 300.000 uccelli che si alzano e su YouTube si vede proprio anche come loro si posizionano, non tutto è subito, non è che si alzano in direzione, cercano un equilibrio, le distanze, misurano le distanze, misurano ciò che è attrito dell'aria e loro poi volano con la leggerezza perché hanno una direzione e hanno una destinazione. Loro per istinto, noi ce la dobbiamo creare e talvolta sgorga in maniera spumeggiante da dentro la nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito. Talvolta è un lavoro un po' più di ricerca approfondita, interiore della propria vocazione, che poi diventa missione, che poi diventa spesso anche professione. Ho un dono per voi. Mi auguro che lo gradiate, poi grazie se mi date un feedback, su tutto ovviamente, non solo sul dono. Questo dono è stato pensato da Self Help Academy per voi e anche da me. Il dono è mezz'ora del mio tempo destinato, dedicato a ciascuno di voi. Basterà, tra poco vi darò i riferimenti, basterà scrivermi. Io ho visto, ti ho seguito nel webinar di Self Help Academy e direte voi per quale ragione, qual è l'obiettivo, può essere o di salute, o di comunicazione, o di relazioni, perché questa è la triade, dove io riesco, dove sono esperta, sono più capace. Se avete visto sul mio sito, adesso vi mostro qui, se qualcuno ha già avuto modo di vedere il mio sito, ci sono diverse video testimonianze, così potete sentire che si dice di me, che avrò fatto finora nella vita e che soprattutto cosa avrò stimolato e trasmesso a chi si è fidato e affidato a me. E su YouTube ci sono anche alcuni video, video guida che può esservi utile sulle relazioni piuttosto che sugli eventi. Direi che basta che io parli, non so quanto tempo ho parlato, direi troppo per me, perché io adoro ascoltare. Quando uno parla sente quello che sa già, che conosce già. Ora è tempo che vi esprimiate voi. Io leggo, se mi volete scrivere qualunque cosa, chiedere, sono qui ad accogliervi. Intanto non so se Marco mi sente. Marco, come posso dirti grazie per questa esperienza magnifica?
Sento l'energia più che sento le voci, vorrei tanto baciarvi e abbracciarvi. Qualcuno sta scrivendo. Mi dite se vi piace, se scegliete di utilizzarle, parliamo di scelte. Non abbiamo parlato stasera di S, ma anche stasera inizia con S. Sì, sono noiosa quasi, lo so. Ah, ma sono io poco, molto intensa. Grazie. Mi sto lasciando avvolgere, si vede dalla mia espressione, le vostre magnifiche parole. Oh, grande Antonella, applauso, questo lo accogliamo perché lo meritiamo, ma è bellissimo, è slogan, mi piace. Marco, Luisa, grazie a te, grazie a voi, mi permetto di darvi del tu, siamo fratelli e sorelle in questa esistenza. Luisa Brambilla. Brambilla, scusami se non pronuncio al meglio. E magari poi mi scrivi, vedi i miei riferimenti, mi scrivi, c'è anche il numero di telefono o mi fai un WhatsApp, vediamo cosa non è stato chiaro. Mi piacerebbe sostenerti affinché diventa tutto cristallino di utilizzo. Sì, che si amplifica tutto ciò che stai provando, che di meglio diventa il meglio, del meglio con il meglio, sul meglio per il meglio tuo. Così sia. Grazie. Piera, grazie. Ti bacio dovunque tu sia. Anzi, baci a tutti. Gorgano i baci che vanno in giro per l'Italia. Voi apritevi che arriveranno. Ah. Grazie Antonella di accogliere il dono. Stefi, come ti capisco, ci perdiamo, ogni tanto ci smariamo, ma poi c'è Self Academy. Michele e Federica, miei amati, io vi amo, vi amo, vi amo. Grazie di avermi seguita, una coppia illuminata, una coppia... Io amo, posso dire altro. Sì, si vede. Credo che inizia a vedersi il mio luccichio. Grazie, grazie a te, Stefi. Brava Antonella. E, sapete, quando proviamo qualcosa che gli altri ci suscitano l'emozione perché ci appartiene, quindi indubbiamente anche tu per il mondo, per l'esistenza, ti stai muovendo con l'amore, con la bellezza. Teresa, aspetto. Sì, Michele e Federica, voi mi amate di più perché voi siete di più, ragazzi. Voi siete, loro sono giovani meravigliosi, sono anime illuminate, cristallo e daranno sicuramente vita a qualche bimbo arcobaleno. Ragazzi, vediamo un po', ma quanti siete bellissimi. Amedeo, che bel nome che porti, Amedeo. Bellissimi. Grazie, Amedeo, grazie di questo tesoro. Come sei generoso. Uomini siete generosi, siete meravigliosi, che noi donne ogni tanto non lo comprendiamo. Aiutateci a comprendere. Brava Francesca! Intanto complimenti per la tua cucciola, che non so quanto tempo ha, ma un bacio alla bimba. Grazie di essere tornata. E vai, marito, accogli e questo è ciò che meritate. Se lo senti perché
Ah, coniglio bianco. 20, Francesca 24. Ha 24 anni tua figlia, no? Augusta, pare che ci salutiamo, ma tanto abbiamo riferimenti. Io sono assolutamente in accoglienza. Grazie ancora, Self-Help Academy, Marco. Grazie che tu sia benedetto per tutto ciò che tu stai permettendo a tutti noi. Grazie, grazie, grazie a ciascuno di tutti. Ah, 2 anni, cucciola meravigliosa. Anche le mie figlie hanno con due davanti, 22 e 23 anni. Ragazzi, meritiamo il meglio, lo accogliamo, lo creiamo, lo attraiamo. Vi amo. Grazie, 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 grazie. Vorrei rimanere qui per sempre. Grazie a te Anita. E in un certo senso rimarrai per sempre perché tutta questa trasmissione è stata registrata e dato che viene registrata, viene messa su YouTube, viene sponsorizzata su Facebook. Adesso spiego il perché ho questi occhiali arancioni portati indosso. Tutti coloro che hanno difficoltà ad addormentarsi dovrebbero portare questi occhiali perché sapete che le lenti arancioni neutralizzano determinati raggi del sole e quindi se li portate da dopo le 19 più o meno, la melatonina inizia a formarsi nel corpo, il corpo riceve il segnale che è già notte e quindi quando poi andate a letto vi addormentate senza problemi. E quindi mi faceva piacere condividerlo con le centinaia di persone che vedranno questa videoconferenza. Ma detto questo, sono io che mando un abbraccio ad Anita e ai pochi rimasti in sala, quindi e un ringraziamento ad Anita perché ha fatto il dono più grande che si può fare a un'altra persona, no? Il tempo, l'ascolto, quindi avete il tempo a disposizione da passare con Anita per dei consigli, dei supporti individuali, quindi non c'è nemmeno bisogno di dirvi scartate questo dono. Ma grazie comunque a voi che avete partecipato stasera e quindi reso possibile questa videoconferenza e quindi mi auguro di avere Anita ancora in futuro, in autunno, magari possiamo fare delle sessioni più specifiche su di un determinato punto, andare più in profondità. E vi invito a non mancare alla videoconferenza di martedì prossimo perché sarà su una tematica molto interessante, animal healing, la guarigione degli animali attraverso determinate tecniche portata avanti da Lorella De Luca, che ritornerà appunto sulla Self-Help Academy dopo mesi di assenza. E quindi ancora un buonissimo augurio per tutto quanto. Un saluto sia da parte mia che di Riccardo Cruciani, i cofondatori della Self-Help Academy, e un grande, grande abbraccio e ci vediamo presto. Ciao.